Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Ho una grave infestazione di lumache. La birra che ho messo qualche tempo fa ha sortito un effetto blando, secondo me, quindi è ora di correre ai ripari ed è ora di usare qualcosa di più aggressivo. Rieccoci, questa volta ho scelto un lumachicida naturale, il Ferramol. Il Ferramol è un lumachicida a base di fosfato ferrico, è una sostanza già presente nel terreno, ovviamente qui è in soluzione concentrata. Il suo effetto è quello di attirare l'animale, cioè la lumaca o la limaccia, fargli mangiare questo lumachicida e a quel punto lui smette di nutrirsi e purtroppo muore. Però io devo salvare i miei cavoli che, come vedete, sono messi in condizioni pietose. Anche lì dove avevo messo le trappole della birra, hanno continuato a mangiare. Probabilmente volevano una birra diversa, magari una di quelle artigianali, e io gli ho dato quella industriale e non hanno gradito. Oltre a quello, oltre al Ferramol, ho acquistato delle trappole, queste qui. Sono in confezioni da 10 o da 15, non hanno un prezzo esoso. Adesso dopo vi scrivo in sovrappressione quanto l'ho pagato. E qui dentro io metterò i granuli di Ferramol. Le dosi: 5 grammi di Ferramol ogni metro quadro. Ho fatto una botta di conti, cioè nel senso che l'ho misurato a casa col cucchiaino ed è un cucchiaino e mezzo per 5 grammi. Quindi adesso ci mettiamo sotto, mettiamo le esche, una ogni metro quadro circa. Conviene prima mettere l'esca, il cucchiaino di Ferramol. Questo lo si può mettere anche vicino alle piante. E su bel cappuccio. Ecco. Lechi! Dai, fammi lavorare. Ora ci mettiamo a 1 metro quadro circa e mettiamo le altre. Bene, vado avanti così. Vi lascio in sovraimpressione la parte posteriore con le istruzioni del Ferramol. Nelle note vi lascio il link per vedervi le caratteristiche del Ferramol, quello acquistate dove volete ovviamente, e anche delle trappole, queste trappole qua. Dunque, ho sentito gli amici su Instagram e loro hanno risolto con questo sistema. Dopo di questo c'è roba chimica, sono i lumachicidi quelli classici e quelli onestamente, come vi dicevo sul video della birra, non li voglio utilizzare appunto perché ho gli animali domestici, mentre questo è inerme per loro. Nel frattempo che uscirà questo video passeranno circa 10 giorni, immagino. E quindi ci vediamo fra qualche giorno e vediamo il risultato. Vedremo ben poco perché le piante bucate restano bucate. Spero nelle foglie nuove e non vedrò ovviamente le lumache morte perché quelle vanno a rintanarsi e quindi va a sapere dove vanno a finire. Comunque chiuderò il video fra qualche giorno come di consueto e tiriamo le somme. Sono passati circa 10 giorni da quando ho messo il Ferramol a terra. Adesso andiamo a vedere un attimo. Io le trappole già le ho guardate nei giorni scorsi e ci sono delle sorprese interessanti. Adesso vi mostro. Alcune trappole non hanno più niente. Guardate, questa me ne sono accorto l'altro giorno. Mangiato tutto. Altre invece, quasi tutte, hanno molti meno chicchi di sostanza lumachicida, quasi un po' di più. Dipende dove è stata l'infestazione maggiore. Qui ad esempio devo rimetterlo perché hanno mangiato, ancora un po' si mangiavano pure la plastica. Andiamo qui. Questo è utile, vedete, ha piovuto stanotte. Vedete che fuori è tutto bagnato, però la cosa importante è che dentro la sostanza sia rimasta asciutta, eccola qui, perfettamente asciutta. Questo l'avevo guardato prima e non l'ho chiuso, anche qui è andato abbastanza bene rispetto a sopra. Tiriamo un attimo le somme. Secondo me ha funzionato e molto, e vi dico il perché. I cavoli neri sono riusciti a crescere negli ultimi 10 giorni. Se voi guardate l'inizio del video, se mi sembra che l'ho fatto vedere, qui non c'era nulla. Cavoli neri con le poche foglie erano tutte mangiate. Infatti, se voi vedete, le foglie più vecchie continuano a essere mangiate, ma quelle nuove sono sane. Guardate qui.
Anche i cavoli, questi sono i cavoletti di Bruxelles, ho molti meno buchi, soprattutto sulle foglie vecchie, ovviamente sono rimasti, ma sulle foglie nuove un po' ci siamo salvati, ancora non del tutto, dovrò rifare il trattamento. Questa era quella piccolina, vedete che si sta riprendendo, questa guardate che bella, dentro non ho praticamente nessun tipo di mangiucchiamento. Passiamo da questa parte, di qua l'infestazione è stata anche più violenta se vogliamo. Questa è stata una delle piante più colpite. Ho appena schiacciato la trappola. Vediamo questa. L'ho rotto. Anche questa è vuota. L'ho rotta col piede adesso. Vedete, in concomitanza delle piante più mangiate, non c'è sostanza dentro. Il ferramolo è finito, quindi dovrò rimetterlo. Vediamo qua. Qua ce n'è pochissimo. Devo provare ad aprirlo. Eccolo qui. Eccolo qui. Anche qui le foglie nuove si stanno salvando abbastanza e devo rifare il trattamento. Tenete conto che l'ho fatto solo una volta il giorno che ho fatto l'inizio del video, il trattamento. Non ho più toccato nulla per 10 giorni. Secondo me un altro trattamento ci vuole, un altro po' di Ferramol è salutare darlo. Sto salvando il raccolto invernale. Tiriamo le somme su questo prodotto, ve lo consiglio, sì, ve lo consiglio perché, come vi dicevo, è innocuo sugli animali domestici. Io qui, come vedete su altri video, ho i gatti che mi girano intorno e anche nel momento, avete visto sul video, quando mettevo il fermo a terra, erano lì che odoravano. Per loro è innocuo e a me interessava questo. Purtroppo è mortale per le lumache, però come avete visto qui non ci rimaneva più niente, è un peccato insomma. Se vi interessa ne trovate un sacco di produttori, la sostanza chimica è sempre quella, vi lascio il link in descrizione se vi può interessare, vi andate a vedere le caratteristiche, poi lo comprate dove volete e credo di aver risolto, è un buon prodotto. Dai, ne avevo parlato l'anno scorso, non l'avevo mai provato e quest'anno ho avuto occasione, mio malgrado, di provarlo. È tutto per questo video, spero che vi sia stato utile. È stato un video molto, molto semplice, però a me piace provarli i prodotti prima di presentarveli, quindi ho aspettato una decina di giorni, ecco, per vedere i risultati. Ovviamente non si vedono le lumache morte, perché quelle tornano in loro tana, muoiono lì e non le vediamo. Però per il resto qualche risultato sulle foglie nuove si comincia a vedere. Vi ringrazio per essere stati con me anche oggi, spero che appunto questo video vi sia di qualche utilità, se avete avuto anche voi o se avete questa infestazione in corso di lumache. In chiusura aggiungo, trovate tutta la descrizione dei procedimenti sul blog. Il blog io vi consiglio di andarlo a vedere ogni tanto perché col video è vero, si vede tutto quanto, però magari alcuni passaggi mi dimentico di dirli e però quando scrivo ho più tempo di riflettere, certe cose le esprimo meglio. Quindi magari, ecco, se vi capita, unorsoincampagna.com, andate a farvi un giro. Lo sto aggiornando spesso ultimamente perché c'è meno lavoro da fare in campagna, ho più tempo e quindi sta diventando un blog interessante. Ho visto che viene visitato parecchio, sono molto contento. Vi invito ad andare a fare un giro. Se vi va poi, quando voi aprite per la prima volta un orso in campagna, vi vengono fuori delle notifiche, se volete accettarle. Ogni volta che io poi metterò un articolo nuovo, vi viene fuori la notifica sul browser. È importante come cosa, perché così non vi perdete nessun aggiornamento, se vi va, se no non importa. Vi rinnovo i ringraziamenti per essere stati con me e vi auguro una buona giornata.